Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Chiedi a Paleos. Oggi vi parleremo di stampa 3D per la scuola dell'infanzia e cercheremo di rispondere a due domande che ci avete fatto seguendo il corso di coding per l'infanzia. La prima domanda è naturalmente su come usare la stampa 3D con bambini piccoli. Quindi, da questo punto di vista, il primo suggerimento è quello di abbinare la stampa 3D a un programma di disegno 3D, non possiamo neanche chiamarla modellazione in questo caso, come per esempio Tinkercad. Vi suggeriamo di utilizzarlo non nella maniera classica, quindi con i solidi, ma usando una funzione specifica, la funzione che si chiama Scribble, che permette di disegnare a mano libera, quindi utilizzare una LIM, uno schermo touch, ma anche un tablet semplicemente come fosse un foglio di carta. I bambini possono disegnarci sopra liberamente. Su quelle più nuove dovrebbe bastare il dito, su magari con un hardware che ha qualche anno probabilmente vi richiederà l'utilizzo della penna, però comunque i bambini riescono a disegnare liberamente una forma in due dimensioni che poi automaticamente viene scalata in tre. Naturalmente il suggerimento è quello di inserire questa attività all'interno di un'attività più ampia di storytelling, dove i bambini poi possano andare a creare i personaggi principali oppure alcuni particolari della storia che viene raccontata, e in questo modo creare figure semplici come per esempio, a qualche esempio, un pesce o una stellina piuttosto che una casetta. Queste sono stampe, come vedete, che si fanno molto molto velocemente. Io per stampare questi tre oggetti non ci ho messo più di un quarto d'ora, 20 minuti, quindi capite che anche gestire 15-20 stampe diventa una cosa abbastanza rapida. Queste non sono stampe che hanno bisogno di un particolare grado di definizione, sono stampe in cui la macchina può essere mandata molto molto velocemente e con uno spessore del layer bello ampio, quindi diciamo che in 2 o 3 ore al massimo riuscite a stampare tutti i pezzi che vi servono. Grazie a queste attività i bambini entrano in contatto con concetti anche difficili come possono essere quelli di logica, di programmazione, quindi di coding, ma anche di geometria, la tecnologia naturalmente, la macchina ha sempre un grandissimo impatto sugli adulti, quindi a maggior ragione anche sui bambini. È sempre bello vedere la macchina che lavora e quindi è un'attività anche da questo punto di vista coinvolgente. Un secondo suggerimento su come utilizzare la stampa 3D può essere quella di abbinarla a semplici attività che richiedano l'applicazione di principi logici, per esempio un'uscita da un labirinto oppure raggiungere un punto B da un punto A aggirando magari alcuni ostacoli. Come può essere utile la stampa 3D? La stampa 3D vi permette di creare dei piccoli supporti ad hoc, delle frecce, dei segnali di stop, un ostacolo vero e proprio, ok? Che potete integrare all'interno dell'attività. E anche in questo caso i bambini possono partecipare sia alla fase di realizzazione di questi segnali, di questi supporti, che poi utilizzarli nell'attività vera e propria. Molto di quello che vi ho raccontato oggi lo trovate all'interno di una pubblicazione di qualche anno fa di Indire, che è questa qui, che si chiama Maker at Scuola. È una pubblicazione a cui abbiamo partecipato anche noi ed è stata fatta proprio la sperimentazione sulla scuola dell'infanzia. Quindi, questa è anche la base, diciamo, che abbiamo utilizzato per il corso di Coding per l'infanzia. Se vi interessa, vi mettiamo sotto nella descrizione del video sia il link al libro, e questo è un PDF che potete scaricare gratuitamente dal sito di Indire. Non so se il cartaceo si trova ancora, comunque il PDF è esattamente la stessa cosa, che il link del corso se qualcuno fosse ancora interessato. Bene, vi ringrazio per avermi seguito. Vi ricordo che se avete domande su stampa 3D, robotica, coding, potete inviarcele tramite mail, tramite messaggio Facebook, scrivendo sotto a questo o ai prossimi video che pubblicheremo. Comunque fateci arrivare le vostre domande in modo che piano piano cercheremo di rispondere a tutte attraverso questi brevi video. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che se siete interessati ai nostri corsi potete vederli gratuitamente, semplicemente iscrivendovi al nostro sito che è paleos.it, e in quel modo avrete l'accesso a tutti i contenuti. Bene, vi ringrazio e alla prossima!